Buonasera, benvenuti all'angolo della posta di Radio 105. Cominciamo con Sabri, che mi scrive: ciao, 5 o alla fine. La mia non è una domanda, ma un saluto di benvenuto a Francesco, non giovane, Mandelli, punto esclamativo. Sono contentissima del fatto che sei entrato a far parte della mia radio preferita da sempre. Un bacino. Beh, Sabri, io ti ringrazio per il calore con cui sai accogliermi. Spero di non deluderti e spero che Radio 105 rimanga la tua radio preferita. Ciao, Sabri. E poi se mai avrò un programma tutto mio, io lo spero, altrimenti mi hanno già detto che comunque qua ci sono sempre dei corridoi da pulire, della cartaccia, la raccolta differenziata, insomma io sono qui per adattarmi a qualsiasi tipo di mestiere. Grazie Capri X. Mi scrive anche Smog 88. Cioè, avete tutti dei nomi un po' strani, io sono Davide, Alberto, Luca. E mi chiede qual è il film più bello che ho fatto, dove mi sono trovato meglio. Ma diciamo che i film un poco sono come i figli, sono tutti via zegore. Però se dovessi sceglierne uno in particolare, credo sceglierei Manuale d'amore con Silvio Muccino, perché era una parte molto divertente, insomma, di cui vado molto fiero. Se ti devo dire, non lo so. Ebbene, poi Vince 75, così si fa chiamare questo ragazzo, ragazza, non ne ho idea, mi chiede: ma in fin dei conti quanti anni hai? Ma è molto semplice, sono nato il 3 aprile del 1979. Poi Kwayumi chiede: che cosa farai di preciso a Radio 105? Ancora non ho avuto modo di ascoltarti. Beh, sicuramente mi avrei ascoltato tutta l'estate con Francesca Faggella. E adesso ci sono in ballo tutte delle sorprese molto particolari, no? Comunque delle situazioni interessanti, dove un po' tutti gli elementi della terra, che sono aria, terra, fuoco e acqua, si uniranno in un unico programma radiofonico comunque mai visto. Ti dico solo questa roba qua, chiaro? Cari ascoltatori di Radio 105, io sono Francesco Maria Mandelli, sono appena arrivato, ma anche dopo così poco tempo io vi volevo ringraziare per questo affetto, questo calore, questa sensazione di protezione, sicurezza che avete saputo darmi. Voi, ascoltatori affezionati, e anche quelli che magari sono diventati ascoltatori di Radio 105 da pochissimo tempo. Io vorrei venire proprio a casa vostra e potervi comunque baciare sulle guance. Tutti quanti, uno per uno, potervi così, poter ricambiare questo vostro affetto. So che proprio fisicamente non si può fare, comunque cerco di organizzarmi. Grazie mille, sempre nel cuore. No dai, un saluto serio a tutti gli utenti di 105.net e a tutti gli utenti del blog di Radio 105, cioè nel sito, cioè il blog giustamente ce l'hai nel sito, non nella... Giusto? Giusto, grazie mille, un saluto. Weekend.